te sai che, vabbè, te perché comunque bene o male ci credi, diciamo, anche se in generale, no? Anche il collega, chiamiamolo collega, Roberto, lui ha detto che è esperto, tutto quanto, sa. Sai, no, esperto nel senso che ho visto quella diretta che avevate fatto, che lui diceva, ma se te c'hai contro una setta, io l'ho visti quelli che c'avevano, non te muovi più, come te l'aveva detto. Andrea, nomi, okay, scusa. Non fa più parte da Afterlife. Perché? Perché c'ha problemi di lavoro e purtroppo, come dire, Afterlife è un impegno. Una passione e un impegno. Ha visto che non conciliava, o comunque non aveva tempo materiale per le investigazioni e per le analisi, e quindi diciamo purtroppo non farà parte più di Afterlife. Ma questo è un annuncio. Sì, però metterlo sta altra settimana perché lo dimo sabato. Ah, ma tanto io vado per le lunghe quando faccio. Sai che non è che pubblico il giorno dopo. Non vorrei dirlo prima, capito che. No, mi dispiace un po' perché mi sembrava uno di quelli più, come te posso dire, efferrati in materia. Convinti. Sì. Se vede che c'ha altri impegni, cosa io vi fa? La signora girava per strada. Quindi siete rimasti in tre adesso? No, siamo sempre in quattro. Poi adesso ci stiamo organizzando con Vox Populi, che prima ci faceva l'analisi e continuerà a farci l'analisi, e con una ragazza che, vabbè, adesso non anticipo niente perché non lo so. Quello è l'asse attrezzato. Ho solo parlato per telefono, quindi. Ma è della zona oppure così riceve solo i file, pure questa e. No. E guarda. Questa è per la parte esoterica, diciamo. Questa pure 30 anni che studia il campo del paranormale e niente. Si è autoproposta questa, oppure la avete... Diciamo di sì, ma sni, perché diciamo lei c'aveva l'idea di chiamarci, mi ha mandato un'email e io l'ho chiamata, però capito, non è ancora sicuro niente, dovremmo incontrarci, capito, con tutto il gruppo, spiegare bene la situazione. Perché comunque è un impegno, quindi se uno c'ha da fare, già c'ha da fare in famiglia o altro, almeno 4-3 volte al mese, tra due investigazioni e due live, magari può anche non partecipare, quindi 4 volte al mese almeno deve essere reperibile. E quando è che compie, quando è il compleanno del gruppo? Il gruppo il primo anno è passato. Non te lo ricordi il giorno del. Il giorno preciso no, perché io ho fondato il gruppo prima, poi ho cercato personale, ma le investigazioni fatte non portavano a niente. Cioè, con i nuovi membri c'era chi scappava, chi si cagava addosso, chi... Ma sono apparsi in video oppure sta no, roba? No, tutta roba diciamo che è rimasta privata. L'ho portato in un posto a tutti quanti e ho visto quelli che potevano reggere, fa parte del gruppo, ma nessuno è stato all'altezza a parte Davide e Roberto. Che si sono presentati loro, anche quest'altro si sono presentati loro, e poi Andrea però ha capito che non conciliava bene, era un impegno troppo grosso,
finanziamento in membro per la parte esoterica che serve. E sta pure, cioè, 30 anni che studia le entità, eccetera, eccetera, quindi, diciamo, è molto afferrata per la parte esoterica. Però, ti dico, si vedrà, non è una cosa sicura. Vabbè, te sai come la penso, che io comunque non ci credo, quindi per me è più una questione di intrattenimento guardare un video. Non ci credi? No, perché ci devo credere? Te non hai visto e non hai percepito mai niente? No, spero di non percepirlo, perché dico non... Tanto proseguiamo, dai. Non mi sai più a per culo? No, sto a parlare seriamente, sennò non te lo direi. Vabbè, naturalmente gli scettici c'è sempre. Ma l'ho sempre detto, non è che te lo, sì, te lo sì, rivelo sì. Adesso. No, vabbè, io pensavo che era una cosa tua, nel senso che non volevi esprimere appieno. No, non esprimo perché non... Allora, sicuramente io penso che ci sia, mettiamola così, penso che ci sia una serie di cose, detto in maniera molto grezza, che noi ancora non siamo in grado di spiegare. Okay. Però un conto è che uno mi parli, però qui meglio forse tagliamoli in mezzo, perché dopo sennò qua non si passa più. Un conto è che uno mi parli di cose, non bisogna spiegarle, cioè nel senso le cose le vedi così o ci credi o non ci credi, no, tutto può essere affrontato, se una cosa è sensibile, okay, può essere affrontato sul piano scientifico, okay, e scientifico significa che può essere riproducibile il fenomeno, può essere studiato, okay. poi ci possiamo anche discutere sul fatto, vabbè, noi attualmente non abbiamo alcuni mezzi tecnici, ti faccio come un esempio, no, io ce l'ho. Aspetta, fammi finire. Poniamo nell'antichità, no? Nella Grecia classica, che c'erano comunque grandi menti al lavoro, grandi geni, che hanno, nonostante non avessero i mezzi, gli strumenti tecnologici, hanno inferito, cioè hanno dedotto una probabilità che potessero essere determinate cose, alcune prendendoci, altre meno, però l'hanno fatto, solamente col puro pensiero, come faceva Einstein. Però non avevano certo... strumentazioni tipo, che ne so, per captare i raggi cosmici che colpiscono la Terra, no? Non c'erano, quindi non poteva, non posso, tu non puoi sapere una cosa che non percepisci, ma quella comunque è lì, presente. Una volta che hai lo strumento puoi percepire una determinata cosa. Benissimo. Noi con Afterlife e con le strumentazioni percepiamo, prendiamo, fotografiamo, registriamo le entità che poi... facciamo vedere la gente, quindi non segui il canale Afterlife. Non è questione di... cioè ce ne sono tanti di canali che parlano di queste cose. Un conto è farlo per visual e prese per culo, un conto è farlo non per soldi, non per visual, ma in modo serio e concreto. Nessun gruppo di investigazione a parte noi va a fare l'investigazione notte. Te faccio un esempio, no? Per demolire una volta per tutte questo discorso delle cosiddette sette, io non metto in dubbio che ci siano svalvolati che ci partecipino, okay, per carità, c'è, ci sarà, però se fosse una cosa veramente adottata, no? Allora perché non si utilizzerebbero in guerra o in politica? Quale efficacia migliore ci potrebbe avere che tu così fai capitare le peggio cose al tuo nemico che devi assolutamente batterlo perché in gioco la vita o la morte? Ma in teoria eppure, potrebbe essere anche che stato utilizzato, ma noi non lo sappiamo. Allora, cioè, uno per dire come Salvini che è ultra odiato dovrebbe, cioè magari gente che paga miliardi tipo Soros o altri nemici, tipo Trump che... o tipo il, quello lì della Corea del Nord, cioè tutta gente che sarebbe eliminabile, basta che paghi. Cosa investi a fare centinaia di miliardi di dollari per costruire armamenti sofisticatissimi e invece vai da un mago e... cosa investi a fare sulla chiesa? Ma infatti la chiesa per me non dovresti investire proprio niente, però intanto... ma quello è perché la gente vuole metterci dei soldi.
e crede in questo, ma un conto è credere, un conto è l'efficacia. E poi ho detto la chiesa, però magari c'è, che ne so, i buddisti, gli allali, come cazzo si chiama, ce n'è tante delle religioni. Certo. E io credo che la cosa nasca più che altro dalla cultura egiziana, che diciamo richiamava o aveva delle, o apriva delle porte per quello che è l'aldilà. Mettiamola come non so come spiegarlo bene. Qui siamo sul collo comunque, già abbiamo passato anche la via. Anche perché sto a panzare. Un attimo. Quella casa rosa siamo in cima. Questa è tosta, eh? Più o meno del bocciodromo. Di più. Di più. Ma quando siamo partiti la miseria. L'ambulanza. Ah sì, come c'è nessuno, sta salita. Veramente vai giù con gli sci. Con lo sci di fondo, quando la fa... Ah, non l'automedica, anzi. Niente, no, mi la faccio parlare qui. Bisogna che chiappiamo un pezzo di piano. Adè va in discesa. In altri meno di 50 metri. No, vabbè. Alla fine delle Brecce Bianche. Sì, qui è, c'è l'università. È stato un muro quest'ultimo pezzo. Porca troia. M'ho ammazzato. La testa del drago. E adesso andiamo giù per, com'è che si chiama, la fronte, la parte poi del naso, c'è anche il naso giù, perché c'è una specie di cavalcavia che passiamo sopra l'asse attrezzato e poi arriviamo al cimitero. Bene. Sempre non in senso figurato, specifico. Però... come dicevano gli antichi pagani, non ci credo, ma si fa. Adesso un giorno farò un video, se avrò tempo, voglia, tutto quanto, su il De Reditu suo, di Rutilio Namazziano, che è un intellettuale, chiamiamolo così, pagano, meglio politeista, dell'inizio del V secolo d.C., quindi in epoca oramai ampiamente cristiana dell'impero romano, che cioè, abbiamo spesso un effetto deformante, no? Dato dai film soprattutto, sì, la realtà deformata, le persecuzioni che in realtà non erano così persecutive, come le persecuzioni maggiori le fecero poi i cristiani quando andarono al potere verso i pagani. Pare che ci fossero addirittura dei veri e propri lager. Veloci qui perché se no ci mettono sotto. Ma questa è la versione parallela della storia. La storia è un pendolo, no? Infatti questo è un fenomeno che si riscontra spesso, cioè quando c'è un effetto, faccio un esempio recentissimo che lo stiamo vivendo, dal 2013 mi sembra che c'è stata quella tragedia lì del... Ma che c'è più nessuno? Adesso famo questi metri qui, poi entriamo dentro l'università. Ma passiamo da là? No, ma dobbiamo entrare dentro l'università perché sennò tocca farcelo tutto così, che non mi piace per niente. Guarda, questi ultimi 20 metri, 30 metri. Eccoci, entriamo dentro. E però, niente, cos'è, diciamo, che stavo per dire? La parte sette sataniche, il video è finito. Sì, la via è finita. Scusa, che sai se in zona Brecce Bianche c'è una setta satanica? Ah, ok, grazie. Scusa il disturbo.
No. Anche lo studente, lo sa. No, ma gli studenti tutti da fuori, quindi vabbè, questi credo proprio. So, magari uno ci ha sentito qualcosa. Niente, nessuno ha visto, sentito niente. Oh, le trecce bianche finite, la passeggiata continua, io qui chiudo. Chiudi qua. La metto in saccoccio, la telecamera. Adesso lo vuoi fare più lungo, già no, io mezz'ora che registro. Vabbè, vabbè. Dopo la gente se rompi i coglioni. Sì, no, se c'è qualcosa di novità dopo, registriamo dopo. Quel discorso lì stavo finendo, però non me lo ricordo più a che punto ero arrivato. Stavo parlando dei Rutilio Amaziano, no? Era all'inizio proprio. Un intellettuale pagano, no, dicevo solo che forse farò un video, c'è cioè anche il film, lo consiglio, che è libero accesso su YouTube, non è altissima la qualità, però si vede tutto. È il De Reditu Suo, Il Ritorno si chiama. Se lo, chi lo vuole andare a vedere. In questa perla di saggezza di Gabriele per il film, per il momento. Vi salutiamo, noi continuiamo la passeggiata e la setta satanica alle brecce bianche non l'abbiamo trovata. Esiste. Non esiste. Diciamo che non l'abbiamo trovata, va. Vabbè. Ma comunque, poi dopo se c'è qualcuno che... benzinaro. Tipo, se c'è fosse qualcuno che abita qui in zona, che poi va a Pitino, come una volta mi hanno detto Italian Ghost, Pasquale e Federico, che loro... parole loro, io non metto bocca se sia vero o meno, però loro avevano detto che hanno visto una volta che c'erano andati della gente con mano nella mano... con delle, non mi ricordo bene, con delle candele, insomma secondo loro era gente che stava facendo le solite sette riti, okay. Cose. Quindi nulla vieta che qualche svalvolato sia in zona, però certo. Non però purtroppo il benzinaro non lo sapeva e c'era solo quello del benzinaro, quindi tutti quelli delle brecce bianche vanno a benzina lì. Quello dell'edicola non lo sapeva, ha detto che non esiste, ha detto che comunque è mezzo in carognesi in Ancona. Vabbè, ma quello per... ma quello tutti, ma quello tutti, ma già solo per fatto del vivere in una città che vivi in mezzo, hai visto che traffico che c'era? Cioè se vogliamo dire in senso figurato che è diciamo satanico vivere in una città così caotica, e poi questa c'ha 100.000 abitanti, pensa a una città come Milano, come Roma, Bologna. Vabbè, anche peggio. Comunque, per quanto che ci siano svalvolati in zona, le sette sataniche non c'è. E io e lui non ne facciamo parte, quindi assolutamente. Che questo sia chiaro per tutti. Quindi, nel frattempo io e Gabriele, che continuerà il suo video, vi salutiamo e vediamo un appuntamento al prossimo video, alla prossima passeggiata o a qualche... Com'era quella rubrica? Dei delitti qui marchigiani? Delitti marchigiani? Non mi ricordo il nome, però vabbè, il senso era quello. Però ancora non l'abbiamo aperta questa rubrica, o il primo video era quello? Volendo si può considerare quello il primo video. Cioè, io ci avevo già un'altra ipotesi, non so se te ne avevo già parlato. Vabbè, dopo ne parliamo. Però, non facciamo passare. Sì. Ho un'altra ipotesi, però c'ho sempre un po' timore che... magari vai a toccare, sai, tanti familiari che robe recenti, quindi vai a toccare qualche tasto sensibile, non lo so, bisogna trattarle con molto tatto queste cose. Sì, vabbè, ma alla fine mica abbiamo detto niente. No, no, per carità, quello no, assolutamente. Però te lo dico, sul vabbè, giornale alla fine... lo annuncio, cioè, non so se si potrà fare, però la mia idea era quella di, verso Pesaro, che, anzi verso Urbino, che c'è stato un omicidio nel 2015 di un ragazzo. Sguzzato vicino a una chiesa, poi per motivi passionali, di gelosia, delle robe varie. Ma se farà sta cosa? Non lo so, se ne può discutere. Se va lì a documentare questa la zona, è successo così, così e così. No, ma sta rubrica, dico. Dipende dai tempi e poi dalla volontà. Ma io non ho problemi, te l'ho già detto. Comunque, vabbè, se sarà sta questa rubrica. Era un'ipotesi solo, di lavoro, diciamo. Per il momento vi salutiamo, saluto la gente, ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video, un bel like e iscrivetevi al canale, mannaggia a parte le sette sataniche. Oh. Questo è il
primo cavalcavia e giù di sotto c'è il liceo scientifico, sì. Perché mi pare che là c'è il cimitero. Esatto. E lo vedo da qui e tombe. Dobbiamo scendere qua. Questo è il naso, amo chiamarlo, del drago. Questo pezzetto qua. E poi, se vogliamo continuare nella metafora, la parte ultima, prima del capolinea, è la lingua del drago. Me l'hai suggerita te sta metafora, dopo io l'ho adattata a sto posto. Io l'ho fatto nei miei video, dopo sei te che te l'hai presa. Ma vabbè, te la puoi piare, non è che è una mia esclusiva, diciamo, è stata un'idea mia, però può essere utilizzata da tutti. Comunque questa è la stradina che di solito prendono, credo che l'abbiano fatta apposta. Ma... è dei carciofi. Questi sono carciofi. Carciofi quelli? Me ne pare di sì, eh? Questa è una pianta dei carciofi. Certo, i carciofi non sono. Scivoloso.